Mi scusi? Mi scusi, ma lei chi è? Cosa fa qui? Guardi che adesso torna la conduttrice. Chi è lei? Io? Sto a fare promozione sociale, perché? Perché che è? Ma cosa sta attaccando? Cosa c'è scritto su quell'avviso? Qua sopra? C'è scritto "non sai più come farglielo capire? Quella persona stavolta ha veramente superato il limite? Contattaci! casapausvastica@mail.it". Ah, ho capito, Casa Pound, il movimento di estrema destra. No, non estrema destra, bensì fascisti. Ah, quindi voi proprio vi dichiarate apertamente fascisti? No, cioè, no fascisti nostalgici, bensì fascisti del terzo millennio! Che stia calma, non è molto chiaro. Cosa intende esattamente per fascisti del terzo millennio? Casa Pau è un'associazione di promozione sociale, ma qua finiscono le chiacchiere, perché Casa Pau agisce, mica lavoriamo al ministero. Ministeriale, ribellati! La vita così come ti è stata confezionata, piuttosto buttala nel cesso! Imperativo categorico! Un attimo, calmi, vorrei capire cosa sta dicendo, cioè concretamente di cosa vi occupate voi? Noi utilizziamo il volontariato per propagandare con forza. A volte per propagandare usiamo degli oggetti contundenti, altre volte invece uno te regge da dietro e gli altri ti propagandano da davanti. No, scusi, si fermi un attimo. Diamo... No, per piacere. Ma... Questa potrebbe essere istigazione alla violenza, perché lei per propagandare intende alla fine picchiare, menare? No, prova a propagandare! Fratello, nel dubbio, propaganda! Vabbè, ho capito, andiamo avanti, stia calma. In quale campo operate esattamente? Operate nel sociale? Di cosa vi occupate? Non so, vi occupate per esempio anche di anziani? Ma certo, che problema c'è? Se rompono le scatole, meniamo pure le vecchie! No, allora no. Si fermi, per piacere! Ho sbagliato! Quindi lei ammette che picchiate! No, ho sbagliato! Fare un quadrato! Sì. Si rilassi, qui nessuno ce l'ha con lei. Mannaggia. Si rilassi. Mi spieghi meglio, in cosa consisterebbe la vostra propaganda? Noi promuoviamo una visione risorgimentale, mazziniana, coridoniana, futurista, gentiliniana, mussoliniana. Ma la smetta, lei capisce o no che quello che sta dicendo lo ripete a pappagallo? Cosa ha imparato la lezioncina? Fare un quadrato, let's go! No, vabbè, sì, fermi, per favore, no, siamo... Stia calma. Aia. No, lei ha detto un quadrato, ma fare un quadrato si dice nella geometria elementare. Guardi che voi dite normalmente fare quadrato. Lei si confonde anche quando cita i suoi slogan, ma che no, schifo. Lo so come si dice. Fratelli, ribellatevi a questo clima di indottrinamento. Contro tutti pacio fondaio al Trattato di Versailles. Vabbè, io sarò un pacio fondaio, ma insomma torniamo alle cose concrete. Mi dica, da quant'è che lei frequenta Casa Pound? Ma io e Tullio è poco che stiamo insieme. Mi ci ha portato lui. Ah, quindi lei non ci si era mai avvicinata prima? No, prima ero da Roma. Ah, benissimo. Ma ripartiamo dalle sue relazioni. Questo Tullio che lei ha nominato, che tipo è? Cosa fa? Tullio, ragazzo mio, l'ha detto all'accoglienza. Lui deve stare attento che chi entra era italiano, niente armi, niente droga, niente prostituzione ed essere italiani. È tipo portiere di notte, però di giorno. E lei invece? No, io arredo. Arredo il bivacco. Ecco, si dice arredo con due R. Comunque, che cos'è il bivacco esattamente? Il bivacco in pratica è questo salone molto molto grosso, molto cupo, e io sto cercando di alleggerirlo con dei colori più fluo. Dopo, alle pareti del nostro bivacco,
possiamo trovare i nostri riferimenti culturali quali D'Annunzio, Mussolini e Capitan Harlow. Capitan chi? Scusi, io posso capire Mussolini, possiamo discutere su D'Annunzio, ma... Capitan Harlow! Ma cosa c'entra Capitan Harlow? Mazza, Capitan Harlow, l'eroe nero che ruba i ricchi per dare ai poveri! No, scusi, filologicamente quello che rubava i ricchi per dare ai poveri era Robin Hood. No, intanto Robin Hood era verde, non era nero. Dopo pare che non era manco un personaggio storico, e c'è addirittura chi sostiene che non fosse per niente italiano. Beh, veramente neanche Capitan Harlock è italiano. E allora le foibe? Cosa c'entra le foibe? Cosa sta dicendo? È questa, perché c'è veramente un brutto clima, si respira poco onore, zero onore proprio, com'è? Allora, torniamo, stiamo calmi. Questa cosa che ha detto è molto interessante. Io vorrei capire cos'è l'onore per voi. L'onore è sicuramente molti nemici, rispetto per la patria, rispetto per la famiglia, rispetto per la fedeltà, rispetto poi altre cose, che adesso non c'ho tempo, devo andare via. E dove va? Stasera c'è la gara di forza celtica! Gara di forza celtica? Ma cos'è? Praticamente ci sono 3 o 4 squadre, stanno tutti a petto nudo e si fanno rotolare giù dall'esquilino sti grossi tronchi d'albero. Bello, è molto polisportivo, ma lei partecipa proprio alla gara e cosa fa? No, io non partecipo, però è meglio se ci vado. Ma perché? Devi proprio? Sì, puntuale pure. Scusate, no. Io... Sto parlando con Fassina che ci ha appassionato. Fare un quadrato! No, calmi. Le presento, chi è Sabina, ragazza? Una rappresentante di Casa Pound. Di Casa Pound? Tanto già se mi volevi lasciare già me n'ero andata, già l'avevo detto, loro lo sapevano. No, già da prima! Fare un quadrato! Ma... Sì.